Allora, sono Paola Matteucci, e sono di Panicale e io sono un'insegnante di ricamo Ars Panicalensis. Ars Panicalensis è una tecnica di ricamo su tulle che fu inventata dalla signora Anita Grifoni nei primi anni del Novecento, recuperandola dall'Ottocento da dei paramenti liturgici che erano esposti nelle nostre chiese. Era un ricamo molto diffuso nell'Ottocento, il ricamo su tulle, e lei lo recuperò per poterlo insegnare alle ragazze del paese, per poter dar loro un lavoro, quindi creò una scuola e si occupava di realizzare tutti i disegni, di inventarli, di proporli poi alle fiere dell'epoca e anche presso le case nobiliari. Sappiamo con certezza che realizzò l'abito da battesimo per Maria Pia di Savoia e questo le procurò diverse commissioni. Poi lei distribuiva poi tutto il lavoro anche alle meno capaci, comunque ecco, per poter offrire una piccola sorta di reddito familiare, potesse arrotondare un bilancio familiare poco soddisfacente, insomma. Ci teneva moltissimo a insegnare e offrire lavoro alle donne proprio del paese, proprio strettamente del paese, perché diceva sempre che le contadine avevano comunque un lavoro, mentre invece le paesane erano un pochino più svantaggiate. E allora, fino agli anni 60, era un'attività per le donne del paese piuttosto redditizia. Alla morte della signora Anita Grifoni nel 78, comunque, le donne hanno continuato a ricamare e a insegnare alle più giovani, e io sono una delle ultime generazioni che hanno imparato poi. Noi abbiamo una scuola, la scuola è stata realizzata dal comune di Panicale già da parecchi anni, da 10 anni or sono, insomma, tutte le attività comunali, tutte le amministrazioni comunali hanno cercato di spingere, di tirar fuori questa scuola, di proporla. Noi insegniamo, io e le maestre alle quali che mi hanno insegnato, insegniamo all'interno di questa scuola comunale che è nella chiesa del Rosario di Panicale. Quante maestre siete oltre? Siamo io e Aurelia, detta Aurelia, mi si chiama Anna Buono, e Silvana Piccio, che insegniamo all'interno di questa scuola. Normalmente all'interno della scuola durante l'anno, da novembre a giugno, abbiamo una ventina di allieve, all'incirca tra le vecchie e le nuove. Età media? L'età media sui 50 anni. La nostra toppa è il tulle, praticamente è un tulle in cotone, oppure in seta, come per esempio quello nero è in seta, e poi noi, mentre loro per esempio seguono uno schema, invece noi abbiamo un disegno che è appoggiato su carta da pacchi, il disegno viene fatto su carta oleata, e poi sopra noi ci tiriamo il tulle bello teso con dei punti di imbastitura, prima con degli spilli, poi con punti di imbastitura, e ricamiamo seguendo il disegno con vari punti, che ci sono dei punti base, ci sono dei retini di fondo che danno varietà ai disegni, però abbiamo il disegno sotto, lo seguiamo attraverso, sotto la, in trasparenza al tulle. Vedo diversi colori nel tulle. Questo è cioè il classico. Bianco è il classico. Questo è il classico. Perfetto. Il classico sempre dei cuori floreali, non eccessivamente piccoli. Questo è il massimo del minuto che questo si può fare. Si può applicare il tulle, si può applicare anche su una tela di bisso o di lino sotto. E gli animali rappresentati sono sempre animali volanti, farfalle, uccelli. Come mai questa cosa? Non ci sono tra i disegni classici, non ho visto altro che animali volanti, libellule, farfalle, uccelli, solo questi, nel classico è così. Erano i disegni della signora questo Anita? Questo è il disegno della signora Anita, detta Sora Anita, questo è un disegno classico, questo è un disegno classico. E abbiamo una collezione di disegni classici che ci è stata donata, che viene conservata all'interno della scuola. Questi sono disegni classici.
Questo per esempio è un disegno mio, però comunque classico, comunque come tipo di tipologia floreale. Invece questi più colorati, sul verde, sull'ambra, così, sono disegni sulla, ripresi comunque dalla botanica. Mentre invece quelli sono più disegni, sono più ripresi dai disegni jacobean inglesi, sono più disegni grandi, comunque ecco, anche è un'evoluzione più successiva alla tecnica. È una tua contaminazione della tecnica. Sì, io utilizzo anche altre tecniche, magari imparo qualche tecnica per mescolarla. Gli strumenti che utilizzi te prevalentemente? È carta da pacchi, ci vuole della carta oleata, oppure se non si trova la carta oleata si fa il disegno sulla carta da pacchi. Poi ago, filo in seta oppure filo di cotone e le forbicine da ricamo. E poi basta, spilli, filo da imbastire, perché tutto deve essere molto tirato, quindi deve essere, la carta è il nostro telaio, quindi noi lo tiriamo lì.